Salve a tutti. Quest'oggi mi trovo su una strada della Regione Marche, ovviamente per impegni lavorativi, e vorrei fare un breve video per parlare dell'ambiguità delle parole nella nostra lingua e nelle lingue moderne. Credo Freud lo dica nel Disagio della Civiltà, non sono sicuro di questo libro, però se non ricordo che lo disse Freud, in un'analisi antropologica e storica delle lingue antiche, specificatamente l'egizio, Freud ricorda come nelle lingue antiche i termini erano vissuti in maniera molto più ambigua, ovvero sia avevano dei significati, più significati e spesso contrastanti, cioè una stessa parola non aveva dei significati sinonimi. Bello non voleva dire in antico egizio, adesso faccio un esempio stupido per capire cosa voglio dire, bello non aveva nell'antico egizio il significato di bello, piacente, piacevole, carino, eccetera. Bensì aveva il significato sia di bello sia di brutto, e così alto aveva il significato sia di alto che di basso, e grasso aveva il significato sia di grasso che di magro. A noi occidentali, così razionali, così moderni, anche a livello linguistico in cui i termini sono, le accezioni dei termini sono registrate in maniera più rigida da vocabolari ma anche dall'uso quotidiano, questa cosa sembra inconcepibile, sembra una cosa profondamente illogica. Freud invece trova questa cosa molto istintuale, molto naturale, e probabilmente vede in questo il fatto che le lingue antiche fossero più istintuali delle nostre e quindi rappresentassero di più quello che è il mondo interiore dell'essere umano, che è appunto contraddittorio. Ora, il discorso è, gli esseri umani non sono cambiati poi così tanto dai tempi degli egizi a livello biologico, quindi è ragionevole pensare, come pensava Freud, se accettiamo alcune teorie almeno freudiane o psicologiche, che questa ambivalenza che c'era nelle lingue, almeno a livello esteriore, nelle lingue antiche, sia rimasta comunque all'interno di noi stessi, anche se nelle lingue moderne questa ambivalenza sembra essere caduta. In realtà io credo che se noi analizziamo anche le nostre lingue moderne, ci rendiamo conto che c'è un grande grado di ambivalenza nei termini. A seconda, per esempio, del contesto o del tono con cui una parola è detta, cambia profondamente di significato e può essere invertita, per esempio con l'ironia. Ci sono dei vaffanculo che sono degli epiteti simpatici e amorevoli quasi, stupido, scemo, eccetera. Ci sono dei gentile signore, caro, eccetera, che detti con altri toni e in altri contesti, in altre costruzioni, hanno il significato completamente opposto. Per esempio, piccola digressione, io ho notato una cosa, che quando si vuole prendere le distanze da una persona o comunque far capire una certa ostilità, basta invertire il registro di lingua. Se noi è una persona con cui siamo in confidenza, quindi a cui diamo del tu, diamo del lei, senta signor Moschini, per dire, un mio amico si possa chiamare Moschini, io gli dico senta signor Moschini, e glielo dico con questo tono, lui capisce che io sto prendendo le distanze. Al tempo stesso, una persona con cui noi non siamo in confidenza, non siamo in amicizia, e quindi dovremmo dargli del lei, gli diamo del tu, è un modo comunque per essere aggressivi. Tu fatti i fatti tuoi. E perché è una scortesia cambiare il registro di lingua quando non serve. Questa però è una piccola digressione. Quello su cui mi voglio focalizzare, appunto, tornando al discorso dell'ambivalenza delle lingue antiche, che alla fine, come dico, a noi razionalmente può sembrare molto strana questa cosa. Cioè che un solo termine possa indicare sia un concetto sia il contrario di quel concetto. Però alla fine non è così strano neanche a livello logico, perché può essere un po' paragonato all'indice del livello della benzina. Non esistono due indici a seconda che ci sia tanta benzina o poca benzina, esiste una lancetta che si sposta. Questo esempio per far capire che la stessa parola in un contesto con toni diversi eccetera può cambiare profondamente il suo significato di comunicazione. Come dico, nelle lingue moderne questa cosa è stata molto ridotta, almeno a livello visibile, verbale, per cui se noi diciamo bello senza toni, senza inflessioni particolari, bello vuol dire, se diciamo grasso, grasso vuol dire, se diciamo alto, vogliamo dire alto, e così via. Però io credo appunto che se noi analizziamo alcune sfaccettature di quella che è la complessità di una lingua, che non è solo termini, ma è sintassi, è tono e mille altre cose che un linguista meglio di me può spiegare, noi andiamo a vedere che c'è un'ambiguità anche nelle lingue moderne. E quindi l'interpretazione di quello che ci viene detto è sempre molto complessa, insieme grazie al non verbale, ma grazie anche, limitandosi anche semplicemente alla questione linguistica, togliendo comunque il discorso del non verbale e di altri canali comunicativi, visuali, eccetera. Solo già guardando la comunicazione verbale, noi possiamo trovare un certo grado di ambiguità connaturata alla comunicazione umana, che è presente però anche nelle nostre lingue moderne. Questo perché, secondo me?
Perché il linguaggio, che pure è una componente fondamentale, importante dello sviluppo umano e si è sviluppata sicuramente più di 100.000 anni fa, credo, insomma le lingue sono nate in epoca preistorica e si sono sviluppate per un periodo molto lungo, quindi sono parte integrante della specie umana, ma comunque sono una sovrastruttura che va a coprire, a ricoprire, quella che a continuare quella però che è l'identità biologica, psicologica umana che è precedente. Questo spiega anche, quindi è un, come dire, uno strumento che ha cercato di adattarsi a quella che è la psicologia umana, ma che comunque non la può riempire appieno, perché appunto è venuta dopo, non si è affinata così bene, tant'è che molte emozioni sono difficili da comunicare, ma non è un problema della singola persona, certo ci sono persone che parlano meglio, persone che parlano peggio, persone più comunicative, persone meno comunicative, però io credo fondamentalmente che la lingua, strumento importantissimo e utilissimo della specie umana, sia uno strumento che però, vuoi per una limitatezza della lingua stessa, vuoi per una difficoltà di tradurre nella lingua, in concetti verbali, tutto quello che è lo spettro delle emozioni umane, porta a questa ambivalenza, a questa anche limitatezza del linguaggio. Con tutto questo che cosa voglio dire? Non diamo troppa importanza al linguaggio, diamogli la giusta importanza, ma ricordiamo che è uno strumento che ha dei limiti, perché comunque è uno strumento che si adatta a una psiche fondamentalmente animale che non può essere sempre tradotta in termini verbali. Fondamentalmente quando noi parliamo, traduciamo, facciamo un'opera di traslazione, di traduzione di quelle che sono le nostre emozioni, che sono comune al mondo animale, e moltissimi animali superiori non hanno il linguaggio come lo abbiamo noi per trasmettere le emozioni, hanno un linguaggio più semplificato. Bene, noi facciamo un'opera di traduzione, quando si fa un'opera di traduzione c'è sempre il rischio di avere una limitazione del senso, una limitazione della gamma espressiva, un errore di trascrizione, un errore di traduzione e così via. Ribadisco, la lingua è una cosa importantissima, è uno strumento importantissimo che è stata una delle pilastri su cui si è creata lo sviluppo umano, perché quando si è creata una lingua potente, sembra che una delle principali caratteristiche che permise all'Homo sapiens di vincere nella lotta evolutiva con il Neanderthal è il fatto che il Neanderthal non avesse una capacità di verbalizzazione come l'Homo sapiens, ma che per tante cose fosse intelligente quanto l'Homo sapiens, però non avendo la capacità comunicativa non poteva unire ogni singolo cervello, ogni singola intelligenza in una rete di intelligenze, come fa per esempio l'Homo sapiens, perché attraverso la comunicazione tu puoi appunto potenziare le tue singole capacità e potenzialità. Quindi ribadisco, la linguaggio è una caratteristica importantissima e eccezionale della specie umana. Nonostante questo, non dimentichiamoci di ricordarne tutti i limiti, sia da un punto di vista antropologico, quindi quando lo giudichiamo da un punto di vista sociale, eccetera, e sia quando lo giudichiamo da un punto di vista personale di interazione con gli altri. Questo perché ci permette di capire meglio perché ci sono tante incomprensioni o ci sono tante anche difficoltà a esprimere alcuni concetti. Non è un problema di una singola persona soltanto, è una difficoltà tecnica di questo strumento applicato alla specie umana che lo ha sviluppato, ma come tutte le cose non è perfetto e le motivazioni sono storiche e antropologiche. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato su questo argomento che a me sta molto a cuore, come tutti quelli di antropologia e psicologia. Spero fortemente che ci saranno delle critiche o delle opinioni su questo argomento. Mi scuso se sarà stato un po' caotico, ma come vedete sto andando a lavorare, quindi ho anche poco tempo perché ormai sono arrivato. Vi ringrazio per avermi seguito, ribadisco, aspetto i vostri commenti, vi saluto e alla prossima, grazie a tutti.